avvicinatevi all'area maggiore. Guardate quello che hanno fatto gli altri, vedete come... Dai, che tra qualche minuto iniziamo, eh. Vi prego, tienilo te, io stiamo staccando i palloncini, li appendiamo. Sì, assolutamente, ancora non è stato fatto? I due ragazzi che ti affiancavano. Allora, scusate, stiamo per iniziare, dobbiamo mettere i palloncini nei palchetti. State affiancando Claudia, voi due? Affiancate Claudia con i palloncini, ma subito. Nicola, scrivila anche te una cosa, fai parte del gruppo. Non è che ti tiri fuori perché fai il muratore e pensi che gli altri sono architetti. Te, anche se sei l'ultimo arrivato, però sei già entrato dentro lo spirito. Stiamo usando i post-it. Tipo, io ho scritto nomade accanto ad ospite, no? Che non solo sono un ospite, nel mio nomadismo, chi ha scritto comunicatore, no? Tu puoi scrivere muratore. Chi sono? Muratore. Ta. Ok? Un'identità, ma anche può essere legata anche a che cosa c'è, cioè puoi fare anche più di uno, dipende se ne puoi fare più di uno o uno solo. Io ne ho fatti già due, ma me ne faccio un terzo e voglio mettere cosa cerco, capito? Allora io posso mettere turista? No. Può funzionare perché la parola turista non c'è, ci può servire, stai, Gre? Che devo scrivere? Non ti voglio manco sentire. Tu guarda il tabellone, capisci da te. Tu guardi lì e vedi quello che secondo te manca a quel tabellone. Che, no, ma per dirti, io sto già scrivendo altro, io sto già scrivendo concetti, capito? Ho scritto nomade. Allora, dobbiamo iniziare i palloncini tra... Più veloci. Poi vi lasciate Pennarelli vicino alle cuffie. Bravo, ecco, vedi, perfetto. Poi devo mettere anche. Ne puoi mettere anche un altro? No, che allestitore di chianche. Cioè, come, no, dai, vai. Ma ci metti anche il cellulare così uno ti chiama. Anche a voi se vi annoiate, se vi va, vi sono i post-it, dove stiamo raccogliendo delle parole legate non soltanto il chi sono e che cosa cerco, ma anche le capacità e gli obiettivi. Se vi va, lì vi sono pennarelli e post-it, solo per... Michele, anche te però, I post-it, se vi va, ok? Allora, qui mancano ancora 4 radio all'appello, 32. Queste due, no, 34. Queste allora... due che ho messo qua. Ah, ok, allora sono. No, queste due no, sono le 34. Le 32 chiudono questo perfetto, blocco. Mancano 4. Che vediamo di recuperarle. Fatela dare, non gli serve più. Ah. Allora, le camere, scusate, come ti chiami? Allora, le camere, in virtù di quale camera io dovrei parlare, secondo voi? Quindi io mi... Però è innaturale che io ho tutti qua e tu stia... Voi vi siete messi qua, quindi io vedo di mettermi di là io, ok? Se no, così non se ne esce. In modo che sono di là, tutte le due le camere stanno qui per i cavi e va bene. Prendiamo atto di questo. Importante avere un po' di cornice e riprendere anche molto le scritte, perché fa parte del succo del lavoro. Ah, fai anche una ripresa anche le radio, che fanno parte del gioco, possono servire per... Ok.
gli altri Pasquali stanno guardando sulle sedie. Liberate le sedie, perché persone che arrivano devono sedersi. Via tutto quello dalle sedie. Se servono altre sedie, fai in modo, Pasquale, di invitare la gente a mettersi sulle sedie. Invitarli, ecco, lì vanno bene, invitarli a sedersi. Lì avevano delle sedie libere, sì. Anche qua. Questa roba, possiamo metterla, la metti dietro? Di là o di qua? È uguale, basta che non sia visibile. Prendiamolo come sei. Allora. Sai qual è il palloncino che è volato lì? Prova a dire. Cloud. Ok, dai. Allora, siamo pronti. Lo Storify, Saverio. Saverio, stai alla macchina. Allora, 18 e 32. Scusa, il vostro tempo massimo qual è? Le 7? Qui dobbiamo, alle 7 dovete andare via, quindi massimo 7. No, per rispettare i vostri tempi, perché vostri, alle 7, quindi abbiamo, scusate, abbiamo solamente mezz'ora. Dobbiamo chiudere entro le 7, perché loro sono perfetto. Quindi Saverio, bisogna che tu stia alla macchina per pilotare le cose. Il videoproiettorino che cosa manda? No, Storify mi serve qua perché è la base. E i Twitter li mandiamo di là. I tweet li teniamo costanti di là e lo Storify perché è la base del lavoro. No, tu servi là e parli con il microfono da lì, con la telecamera che ti riprende di taglio, dai, senza che... Il microfono, però serve qualcuno che faccia girare il microfono. Non si potevano appiccare questi alle 6? Ma dentro il cosetto non si sta da solo? Dentro il palchetto, boom. No, dentro il palchetto non c'è. Dentro quello. Lo lasci appeso, va via, batte sulla testa. Scusate, allora, i tuoi collaboratori. Scusate. Dentro i palchetti sti palloncini. Scusate, così mi sembra un po'. Possiamo mettere. Allora, li mettiamo dentro. Sto palchetto, oh, ecco. Vabbè, si legge quando si muove, uno soffia, vuole leggere, soffia, lo fa girare. Mettete dentro. Allora, iniziamo, anzi, finiamo. Vi invitiamo a sedere, ci sono delle sedie libere. Scusa. Vi invitiamo ad entrare, anzi, chiunque, adesso io che parlo, se no mi sono costretto a interrompere per ospitare le persone che entrano, chiunque di voi lo faccia, appena vede qualcuno che sta lì, invitatelo a sedersi, se no lo farò io, interrompendola. Lo fai, Nico, appena trovi qualcuno che conosci. Potete entrare. Però fate in modo che entrino, perché se no fanno un tappo. Vi sono delle sedie libere. Una cosa che volevamo fare, ma non vedo lui delle pubbliche relazioni, era fare un giro per il teatro, ma partiamo da qua, non c'è problema. Anche perché il teatro, ecco, io sono già aperto, no? Siamo già, diciamo, in onda, stiamo facendo uno streaming web, ormai gli streaming li fanno tutti, no? Cioè, ormai fare lo streaming... No, io non lo voglio perché è il mio microfono, serve a chiunque altro interverrà, tipo Saverio tra un po' per ribattere alcuni dei concetti importanti di questo laboratorio dal basso, prodotto dalla Regione Puglia. Bimba. No, perché poi non ci sentiamo bene, perché abbiamo scelto di non usare i microfoni, perché questo è un buon teatro che ha una buona acustica, però, no? Bisogna sempre stare attenti alle sovrapposizioni. Allora, appena Saverio entra, vediamo un po' il diario della giornata di ieri,
quella di oggi è ancora in corso e lo produrremo questa notte. Usiamo un diario che di Storify perché riaggrega tutti i tweet che abbiamo prodotto. Sì, una nostra regola d'ingaggio, sì, uso sto termine, regola d'ingaggio, siamo un po' in guerra, siamo stufi, il tempo è scaduto, questo paese sta morendo se non è già morto e possiamo contare veramente le settimane. Veramente non sto esagerando, non voglio sembrare quello, a parte che lo dico da qualche anno. Io mi occupo di innovazione, io sono Carlo Infante, Urban Experience, Federico Ongedo, Città Fertile, Esperimenti Architettonici, produce per conto della Regione Puglia questo laboratorio sulla rigenerazione urbana. Possiamo ancora salvarci, possiamo trovare il modo per valorizzare il territorio, perché è una delle poche risorse che abbiamo. Proprio risorse. Una risorsa da intendere non più come il petrolio. Una volta si diceva, forse qualcuno se lo ricorda negli anni Ottanta, i giacimenti culturali, la cultura è come il petrolio. No, quella è risorsa fossile. A parte che molta cultura del nostro paese è fossile. Ed è uno dei problemi di chi ancora si occupa di cultura. Vi parla uno che fino a qualche giorno fa era a Ravello, per Ravello Lab, uno dei pensatori delle politiche culturali europee, e ho litigato tutti i giorni, in quei 3 giorni, con gente che si occupa di queste cose da decenni e non hanno ancora capito che l'innovazione, le culture digitali, che non significa solo le tecnologie, sono determinanti per poter riconvertire la nostra cultura, che in buona parte è quella umanista, ma non è solo quella umanista. Noi pensiamo che la cultura sia quella cosa lì. E la cultura non è un prodotto. O perlomeno, non è solo un prodotto, certo che è anche film, certo che è anche spettacoli, certo che è anche libri, ma la cultura non è solo un prodotto, ma un processo. Processo significa che gli spettatori, scusate, vi do le spalle, ma sono... Se la cultura è un processo, iniziamo a capire di quanto sia importante la partecipazione. A noi interessa questo. Noi chi? Adesso noi siamo un piccolo gruppo, in buona parte ci siamo conosciuti un po' per caso. Nicola è entrato qui, un muratore è entrato ieri, ed è rimasto coinvolto. Non so ancora bene perché, ma so che è rimasto coinvolto e questo per noi è un successo, nel senso che non è solo un gruppo di operatori culturali, di laureati in architettura, di urbanisti potenziali, di performing media strategist, come io mi definisco, sì. Parole nuove per cose nuove. La parola performing media non esisteva e significa... Non tanto usare il mobile. Tenete conto che la scrittura è un medium. Usarla in questo modo inizia a squadernare, dice ma che sta facendo quello lì? Sta raccogliendo i frammenti dei discorsi e li sta componendo in un flusso e Fedele su questo è un maestro riconosciuto in tutta Italia. Quindi stiamo parlando di persone, sì che stanno sperimentando ma lo stanno facendo da talmente tanto tempo e con una struttura perché dentro il laboratorio dal basso noi stiamo creando le condizioni abilitanti per fare innovazione, che non riguarda solo le tecnologie, riguarda la creatività per poterle usare le tecnologie. L'Italia ce la può fare, se vogliamo valorizzare i territori, e torno al punto maestro, dobbiamo renderci conto che questi territori devono parlare, che non significa fare i film o i romanzi, come abbiamo sempre fatto. Creare le condizioni di autonarrazione, ad esempio. E lì capiamo un po' il web, dov'è la differenza. C'è l'interattività dentro le nuove tecnologie interattive, dentro i media. E non possiamo pensare, come fanno molti della mia generazione, ah, ci penseranno loro, i giovani, quelli che stanno crescendo. Li stiamo lasciando da soli. Non possiamo pretendere che ventenni, trentenni, quarantenni, ci metto dentro anche i quarantenni, dentro questo ragionamento, possano essere in grado di concepire strategie culturali da soli. Dobbiamo creare una staffetta intergenerazionale. La memoria, l'esperienza ce l'abbiamo noi. Dobbiamo associarla alle nuove competenze, quello sì. Ecco, forse quello che stiamo cercando di attivare con esperimenti architettonici ad Altamura, ma anche in molte altre situazioni, è creare una sorta di tandem tra generazioni. Ci piace molto che Ivo, Nicola, te, Angelo, siano seduti qua, no? Ma un po' per caso, l'abbiamo intervistato stasera. Lui stasera, l'abbiamo proprio, Ivo già da 2 giorni, no? Che ancora è un po' disorientato Ivo, però, Vito, scusa, perdonami, però già con Nicola questa mattina abbiamo fatto una passeggiata da qui al Pulo per poter sperimentare con i nostri passi, camminando lungo il percorso, come si potrebbe ipotizzare
l'abbiamo chiamato tratturo, prima inizialmente tratturo periurbano, ovvero la periferia vicina al centro storico di una città, si chiamano aree periurbane, in termine tecnico. A un certo punto abbiamo pensato però con i ragazzi, con i più giovani, con Stefania, con altri, ieri sera, perché non ci evitiamo una I davanti e lo facciamo iperurbano? Perché non pensiamo a un percorso dove magari camminando su quel tratturo con i mob tag, quelli che vedete, abbiamo un'immagine, io ce l'ho in tasca da tutte le parti, ora ve li trovo, cioè basta che io prendo delle questi cosi qua, che chiamano anche, ecco vedete, quelli che chiamano i QR code. Noi come Urban Experience li abbiamo usati nel gennaio 2007 a Torino per fare una mappa emozionale dei luoghi della memoria antifascista. Sapete che serviva? Che abbiamo fatto un geoblog, vedete, cos'è un geoblog, scusate il microfono, abbiamo fatto una mappa funzionale di un percorso per accompagnare i ragazzi delle scuole medie superiori al treno. Quel treno li portava ad Auschwitz, era la giornata della memoria. A questi ragazzi abbiamo voluto dimostrare che la memoria non era solo lì, era anche qua. Quel territorio aveva qualcosa da raccontarli. Abbiamo messo insieme due soluzioni tecnologiche, una mappa interattiva e i mob tag, termine che è nato qualche anno dopo, su un articolo del Sole 24 Ore si è parlato di azione di mob tagging per definire, nessuno li chiamava QR code. Scusate, per molti se queste parole sono sconosciute, lo so perfettamente, ma abbiamo un po' tutti il dovere di capire che qualcosa c'è ancora da inventare, anzi. Se pensiamo che ci sia qualcosa da inventare, forse ce la possiamo fare. Forse possiamo trovare il modo per attivare delle risorse dove ancora non si vedono. Non so se... Allora, idrei, quando siamo pronti vediamo lo Storify per poter un po' tracciare il percorso. Siamo partiti dagli ultimi, no? I primi in alto sono... Sì, inverti, perché... Cerchiamo di far capire un po' quello che abbiamo fatto sulla base, anche per poter leggere attraverso i tweet, che sono dei frammenti, Però molti di questi appunti li abbiamo scritti mentre camminavamo in giro per la città. Vedete qui le radio? Qualcuno di voi l'ha fatto questo percorso, qualcuno ci ha intravisto mentre eravamo in giro. Quelle sono le radio banali che usano i turisti, tipo i musei vaticani, avete presente tutti quelli incolonnati con gli ombrellini, no? Fanno anche un po' tristezza. Noi non abbiamo fatto una visita guidata. Abbiamo fatto una conversazione nomade, mi piace questa parola del nomadismo, una conversazione in giro per la città, guardando la città, giocando un po' con i nostri sguardi, che ne so, come si chiama quello dei cardoncelli? Pierino. Con Pierino, no? Abbiamo giocato sui cardoncelli coltivati e quelli, non solo, ma i cardoncelli, quando parliamo del fungo, vi parla uno che li studia, ma qualche giorno fa a Roma, al Parco della Antica, abbiamo fatto come Urban Experience una conversazione nomade nel Parco dell'Appia, con il guardiaparco, con altri esperti di culture ambientaliste, di educazione ambientale, eccetera, ascoltando in cuffia anche la voce di Italo, il testo di Italo Calvino, il Marco Valdo, c'era anche Claudia che leggeva il testo, ma a un certo punto abbiamo telefonato, quasi come gag, a Marco Valdo, il protagonista del romanzo di Calvino che trova per caso i funghi in città. E mentre al telefono c'eravamo questo attore che faceva finta di essere Marco Valdo, abbiamo trovato ai bordi della strada, in mezzo all'asfalto, un fungo. No? Ecco, facciamo esperienze urbane. Questo che cosa può servire? E oggi è servito secondo me un pochino a questo. Ne abbiamo fatto uno anche ieri di... li chiamiamo walk show. Walk show come risposta ai talk show televisivi. Perché non solo ci annoiano, ma stanno indebolendo il senso. Cioè questo è uno dei problemi del nostro paese, questa cosa della sovraesposizione televisiva, è per questo che pensiamo anche che i nuovi media, l'uso del web possa aiutarci a rompere questo schema. Allora andiamo a concludere perché, e passo la parola a Saverio, che abbiamo ancora un quarto d'ora di streaming, no? Dacci un po' il tempo perché non vogliamo abusare della vostra disponibilità. Passo la parola a Saverio per dare un riferimento di contesto a questo laboratorio dal basso che si iscrive dentro un progetto che la Regione Puglia sta promuovendo. Noi come Urban Experience e con Fedele Congedo, che adesso con me aiuterà, sarebbe bello sentire tutti i partecipanti, ma non so se ce la faremo, abbiamo pochi minuti, con Fedele sarà proprio importante utilizzare, lui lo chiama muro nomade, io lo chiamo visual thinking,
perché è un visual che ci aiuta a pensare, perché dentro c'è il nostro pensiero. Ha messo dentro in corso d'opera gli appunti, i ragionamenti che emergono. Però adesso a Saverio il contesto, la cornice, e poi ritorniamo nel merito del lavoro che abbiamo fatto. Sì, ricapitolando brevemente, noi abbiamo elaborato questo laboratorio all'interno del programma di Laboratori dal Basso, finanziato dalla Regione Puglia con fondi europei. All'interno di questo programma, appunto, abbiamo creato il laboratorio Reactivity Old Spaces New Uses, insieme ad altre associazioni di cui qui abbiamo altri rappresentanti, come appunto Popab, che è l'associazione capofila da Bari. Ci siamo occupati di riuso creativo degli spazi dismessi, del patrimonio immobiliare dismesso, e abbiamo affrontato la tematica sia dal punto di vista della creatività, sia dal punto di vista più pratico della realizzazione e anche negli aspetti più burocratici o legislativi, no? Come abbiamo fatto a Bari, invadendo anche le strade in vario modo. Questo programma ha avuto inizio il 24 di ottobre a Bari e terminerà a Bari il 25 di novembre, attraversa questi territori, va a Gravina, va nella Grecia Salentina e appunto affronta le varie declinazioni del tema. Io passerei brevemente la parola anche a Silvia Sivo, che è la coordinatrice generale del laboratorio, per darci cosa è successo in questi giorni, per darci un piccolo frammento. Va bene, buonasera a tutti, sono Silvia Sivo e rappresento Popab, che è una delle associazioni che sta curando questo laboratorio. L'idea fondamentalmente è partita dal fatto che sia noi sia Esperimenti Architettonici, come tutti gli altri gruppi, lavorano attivamente sul territorio da qualche anno. Avevano già in mente delle iniziative per diffondere appunto la cultura e la partecipazione allo spazio pubblico o comunque a tutti i manufatti che si trovano nelle città, che sono in qualche modo patrimonio di tutti. E ognuno a proprio modo, quindi affrontando il tema secondo certe declinazioni, abbiamo deciso di mettere insieme tutto questo, tutte queste esperienze, tutte queste proposte, per creare una rete regionale, per far vedere che alla fine tutte queste nostre iniziative procedono verso un obiettivo comune. E fondamentalmente ognuno appunto si occupa di un proprio percorso. Abbiamo iniziato a Bari il 24 e il 25 proponendo e portando avanti poi un laboratorio che si occupa del riuso temporaneo dei negozi sfitti nel centro urbano, perché Bari, come forse anche molte altre città, subisce un po' questo problema delle città, dei centri urbani che si spopolano, e sia le attività commerciali, economiche, sia le abitazioni rimangono un po' solo dei contenitori vuoti. Questa, come altre iniziative che riguardano sia gli spazi pubblici aperti, sia i grandi contenitori inutilizzati, vedranno delle proposte di riattivazione. Allora, lascio la parola a te, sì, dicendo che questa occasione riparte di qua un nuovo cantiere anche per i mesi prossimi. Abbiamo provato a ipotizzare delle attività tutti insieme per la prossima primavera, insieme abbiamo degli appuntamenti per ricapitolare comunque questo lavoro quando si concluderà, e il messaggio che lancio è quello di fare sistema intorno a questa piattaforma del nostro gruppo e di tutti gli altri, e quindi di provare insieme a portare avanti, a concretizzare questi progetti sul territorio, insieme anche ai partner di progetto come Urban Experience. Che ad esempio sulle mappe interattive ormai sono buoni tutti a farle, giustamente, ed evviva, no? Il punto è che cosa farne di queste mappe. Le mappe servono per leggere il territorio, no? Le mappe anticipano il territorio, perlomeno anticipavano il territorio e basta. Adesso le mappe no. Non solo possono anticipare il territorio, è ok, ma vengono scritte mentre agisci nel territorio. Questa è la novità. E questa cosa, vi assicuro, è un'invenzione italiana. Noi abbiamo, per le Olimpiadi invernali a Torino, ha inventato questo format. Google Maps non c'era ancora quando l'abbiamo pensato. E questa cosa ci conforta per dire è possibile. Tutti possono avere mappe interattive, e sarà interessante farne anche diverse, ma renderle interoperabili. Ed è un'indicazione molto esplicita, molto chiara e molto netta. Si usi il codice più aperto possibile, magari OpenStreetMap e non solo Google Map.
aperta e chiusa la parentesi. Poi parleremo di come, nella prospettiva futura, sulla base delle idee che sono emerse nel nostro brainstorming sul campo, noi abbiamo ragionato non solo qui dentro con questo, con questa scrittura che fa da tappeto, no? Che sta arredando questo spazio. Poi parleremo alla fine del mercadante e di quanto ci piacerebbe anche in qualche modo lasciare il segno per il futuro di questo spazio pubblico. Sì, perché il teatro è uno spazio pubblico, anche se lo gestiscono dei privati. Ok? Questa cosa è interessante, sarà una, è una delle chiavi anche per interpretare le linee progettuali che adesso vi descriviamo. Perché qui sono emerse delle idee che non sono e non devono essere, perché non erano nelle condizioni di fare dei progetti. Noi in questi due giorni abbiamo fatto laboratorio, abbiamo fatto brainstorming, però sono emerse tre linee di progetto. Una, un po' ne abbiamo parlato, i tratturi periurbani. Concepire proprio un tracciato che esiste, metterlo in protezione, perché i percorsi pedonali da qui al Pulo non sono protetti, sono molto pericolosi. Alcune zone sono al buio e tutto il resto, quindi concepire dei sistemi. Vi sono all'interno di questo gruppo che si è formato spontaneamente degli architetti, anche con una componente anche ingegneristica. Sarebbe interessante capire come mettere in protezione. La nostra idea è di usare i MOP tag, quei codici digitali che possono magari, è un po' come si è detto prima mentre si stava camminando, questo percorso verso l'origine, dal centro storico verso il Pulo, che un po' richiama un po' la matrice ancestrale di questo territorio, la sua componente carsica, l'inghiottitoio. E magari attraverso i MOP tag raccogliere delle storie, che possono avere anche una composizione storico-archeologica, perché no, ma anche sempre più contadina, anche perché stamattina andando verso il Pulo abbiamo raccolto rucola selvatica, abbiamo raccolto la nepitella, che qui chiamate genericamente mentuccia, si chiama nepitella ed è buonissima, se me la farei far girare perché quando ne parlo mi piace che venga strofinata, come anche nel centro storico molti di voi hanno scoperto che quell'albero che sta lì è un albero del pepe rosa. E basta strofinarlo e lo senti, senti subito il pepe. Allora, ci piace poter pensare che un tratturo iperurbano possa essere anche un luogo per fare quasi palestra pedagogica, palestra di cittadinanza, attraversando le murge. Ci piace poter pensare che arrivando al Pulo si possa anche inventare qualcosa. Io ho buttato lì una suggestione. Zabriskie Point, ce l'abbiamo in Canada da qualche parte? Sì. Che c'è una scena, io buttando lo sguardo su... Io non mi aspettavo una cosa più forte, mi aspettavo di vedere un buco nero, cioè un buco carsico, avete presente, no? Vi sono doline carsiche molto forti nel Carso, non a caso lo chiamano il Carso, dove c'erano le foibe, no? Che è un posto che mi ha sempre molto inquietato, no? Questa cosa dove gli inghiottitoi li riempivano di corpi, pazzesco, no? E mentre questo, ecco lì, vediamo un'immagine di questa bella orgia, perché è un'orgia non erotica, certamente non pornografica, ma neanche erotica, perché è molto delicata, di Zabriskie Point, quel film di Antonioni, che è nel deserto del Nevada, anche se quel Grand Canyon mi ha ricordato quella, il Pulo, no? questa dolina carsica, perché è un posto morbido. Ma aspettavo una cosa un po' più arde, dove ci fosse però una fessura che rimandava a chissà quali profondità. E ho pensato di come quel posto lì potrebbe anche un posto interessante, non per fare le orge, ci mancherebbe altro, però un posto dove organizzare delle feste intelligenti, non casiniste, senza mettere impianti d'amplificazione, ad esempio, usare sistemi wifi, wifi significa wireless, senza cavi, per creare degli ambienti sonori, ma rilegati, perché no, al respiro naturale. Pensiamo anche all'arpe eoliche e cose di questo tipo. Ecco, ci piacerebbe poter magari rilanciare con esperimenti architettonici verso la primavera un cantiere di progetto su un tratturo iperurbano. Vediamo se questo può aver senso, se può essere raccolto da qualcuno, eccetera. Una seconda linea di progetto riguarda i claustri, l'impronta federiciana, anche se poi nascono... I claustri sono uno spazio interessante, sono stati chiamati anche camere urbane, perché sono uno spazio privato, condominiale, fanno parte del condominio, però è qualcosa che riguarda le case, una dimensione interna delle case, rivolta all'esterno. È uno spazio che presuppone condivisione. Dentro questa cosa c'è civiltà, eh? Questa è una cosa da rivendicare come valore, vale la pena rifletterci su questa cosa, e non solo, ma anche agirla.
Non abbiamo creato nessun progetto specifico, c'è o mi è sfuggito, specifico sui clustri. Abbiamo alcune ipotesi, però vale la... Ne hai una da lanciare a... o qualcuno che ha da dirla? Si pensava di riutilizzare tutti i sottani dismessi. Hai il microfono sotto mano, te o no? Si pensava di poter riutilizzare tutti i sottani dismessi, che hanno, cioè è difficile rimettere a posto per essere, diciamo, per abitarli, quindi non hanno, hanno scarse caratteristiche di comfort. Potrebbero diventare delle cantine condivise, ad esempio, dove è possibile collocare i vini, le caciotte, diciamo formaggi, ad esempio. Potrebbe costituire un piccolo modello economico, per esempio, per tutti questi locali del centro storico. Perché i punti di degustazione, ecco, una cosa che prima ho tralasciato, e parlando dei tratturi, le erbe selvatiche e tutto il resto, di quanto sarebbe importante anche le cozzaredde che abbiamo, su quale abbiamo creato un focus questa mattina. Siamo messi per lui, abbiamo un video, purtroppo non è stato ancora caricato, che qua tutti hanno da fare qualcos'altro, penso. Le cozzaredde, sarebbe bello assaggiarle, che qualcuno le cucinasse, o quell'agriturismo o qualche casa che si affaccia lungo quel tratturo, creare dei punti di degustazione nelle stagioni giuste, eccetera eccetera eccetera, così come i sottani nel centro storico sono posti, sono delle cantine naturali perché hanno dei loro microambienti. La terza linea riguarda il tema generale, che era un po' il titolo, insomma, di questo laboratorio, sugli old space, gli spazi vecchi, no? Gli spazi da rigenerare, e lì ce ne stanno almeno due. Abbiamo posato lo sguardo sull'ex conservatorio, che è il monastero di, mo dimentico sempre, Santa Croce. No, monastero Santa Croce, soccorso, monastero che soccorso. Dovrà diventare ostello, e su quella cosa avrebbe veramente la pena ragionarci un bel po', su cosa significa un ostello oggi. E stiamo riflettendo molto su come anche i principi dell'ospitalità non riguarda solo un turismo generico, ma magari un turismo esperienziale, magari un turismo generazionale, che potrebbe essere legato a progetti anche di co-working, se non di co-housing, eccetera, esatto, eccetera. Pensare che in quell'ostello non si sia solo ad ospitare gente, no, che ha una domanda genericamente alberghiera, anche se di fascia bassa, ma possono diventare spazi generativi di creatività condivisa. Sì. Perché ci stiamo veramente interrogando su come mettere in relazione questo paese con un sistema Europa, con un sistema mondo che ci sta vedendo clamorosamente indietro. E c'è una generazione che in buona parte, l'avete visto in questo tappeto, hanno scelto, invece che abitante, si sono messi come ospiti. Gran parte dei ragazzi di Altamura che hanno partecipato a questa discussione non si riconoscono in Altamura, tornano da Roma, da Bologna, dove hanno fatto l'università, tornano a casa, si guardano intorno, si sentono estranei. Ma non perché non gli vogliono bene a casa, è perché questa città non pensa in modo sufficiente. Ma dico questo, riguarda tutto il sistema Italia, sia chiaro, cioè non riguarda Altamura, però stiamo trattando di Altamura. E concludo, e vorrei passare appena scende dalla sedia, fai con calma, non voglio scaraventarti giù, perché stiamo chiudendo, loro tra un po' devono andare via per lo streaming. Vorrei passare la parola a Fedele, perché Fedele ha fatto il lavoro, secondo me, più importante, a parte io che sono un po' uno shaker, sono uno che attiva, io sono ancora un attivista. No, sono nonno, ma continuo a fare il media attivista, e mi piace perché penso e rivendico il mio background, no? Non afferisco più alla politica a nessun titolo, poi io arrivo dal mondo della politica, so solo che a un certo punto io ho messo accanto alla politica la poetica, non per fare il poeta, io non sono mai stato un autore, ero un critico teatrale dell'avanguardia, però io ho rilanciato quel principio che si basava sul lavoro sullo sguardo, uno sguardo professionista, io ero un professionista dello sguardo, l'ho associato ai nuovi media interattivi. Ecco, questa cosa, signori, è importante, rendersi conto di come la cultura non può stare dove l'abbiamo lasciata. La cultura è un processo, lo ribadisco, la cultura riguarda le dinamiche della trasformazione. Ecco, noi in questi giorni ci siamo interrogati sulle dinamiche della trasformazione culturale legate ai nuovi linguaggi, le nuove tecnologie, l'abbiamo associata al cantiere Altamura, una città che si sta reinventando, un teatro che aveva abbandonato da 20 anni, e questo teatro, quando lo hanno messo su quei gloriosi borghesi, che anno era? 1000? No? Quella gente lì ha costruito un teatro dove c'era un mondezzaio,
hanno costruito il teatro dove c'era un mondezzaio, qui c'era un mondezzaio, hanno creato uno spazio pubblico. E tenete conto che il teatro a quei tempi era la vera palestra di cittadinanza, senza contrapporsi alla dimensione cattolica, perché gran parte di quei borghesi non era ancora arrivato all'influenza piemontese, no? Che era un po' anticlericale, no, era un modo per equilibrare tra le confraternite e una borghesia emergente, magari sì di stampo illuminista, ma cosa voglio dire? Che il teatro è uno splendido spazio pubblico che esprime potenzialità. Ci piace poter pensare che questo teatro, quando aprirà, possa rilanciarsi e non solo fare, come fanno tanti altri, un contenitore di spettacoli, ma diventare un'agorà urbana, sulla base anche di alcuni stimoli che il nostro gruppo in qualche modo sta attivando come linea di progetto, non ancora destinata. Fedele. Ovviamente per me è stata un'esperienza molto intensa. Io conduco spesso laboratori intensivi e frequentemente mi capita di entrare in un loop lavorativo che mi porta davvero a ragionare sulle cose quasi nelle 24 ore. E in realtà, anche se qui i tempi sono stati più distesi e quindi abbiamo camminato, abbiamo lavorato, abbiamo generato delle nuvole di discorsi che all'inizio erano caotici e poi hanno pervaso il tempo e lo spazio. Perciò dico che insomma la cosa più significativa è che i vapori sono arrivati, poi hanno condensato intorno a delle parole significative. Io con Claudio oggi ho avuto una bella esperienza di ragionamento su queste cose, perché i lavori di partecipazione spesso hanno una caratteristica, sono fatti a fisarmonica, hanno bisogno di un'espansione e una contrazione. La partecipazione, i risultati dei processi non sono necessariamente legati a numeri esorbitanti. Piccoli gruppi, anche due persone, possono generare il senso, ma non perché quelle due persone sono significative e importanti più degli altri, ma perché quelle persone hanno condiviso con altre la raccolta del senso. In qualche modo la scrittura incide sulla responsabilità individuale di raccogliere e catturare il senso e di farlo proprio dentro una comunità. La contemporaneità di questi discorsi è l'unico destino che noi possiamo auspicarci ed è l'unica storia possibile per una politica dei processi e per le trasformazioni urbane, perché la rigenerazione urbana probabilmente non si fa con le trasformazioni edili, ma si fa con la rivoluzione dei discorsi, che non sono solamente nuvole, ma che poi condensano e poi passano ad essere pioggia e poi diventano solide. Dipende dal modo con cui gestiamo le temperature, dal modo con cui costruiamo coesione. Per cui, insomma, io ho iniziato chiamando questa storia qui Muro Nomade, l'ho fatto qualche anno fa in occasione, io ero consulente Formez, come sono ancora, ma insomma mi occupavo di pianificazione, di raccontare, facilitare il racconto di una pianificazione strategica. Allora il muro era molto più duro, molto più schematico. Piano piano si è sciolta questa storia qui e questa stessa modalità spesso la uso in contesti di pubbliche amministrazioni molto più hard. In qualche modo condividere gli stessi modi di abitare i discorsi è la strategia, lo strumento, la speranza di questi racconti. E quindi, insomma, in qualche modo noi oggi prendiamo questo destino del muro che viene fotografato, viene rilanciato, questo tappeto cognitivo e ne facciamo strada per camminare, per provare a lavorare in quella direzione, che è quella di un tratturo che è ancora pietroso, che rimarrà non fertile, rimarrà una strada perché è battuta. Noi proviamo a camminarci sopra e ad ascoltare, ad osservare, a farci propri, ad accogliere dentro di noi uno sguardo verso il paesaggio, perché siamo giustamente oggi e speriamo di essere sempre debordanti. Ecco, perfetto. Allora, un'ultima notazione, chi del nostro gruppo vuole dare un suo segno? Ti va? Lo devi prendere al volo però. Ok. Ma io ero e sono tuttora alieno a questo tipo di discorso, è stata la prima volta che mi sono trovato ad affrontare questo approccio. E effettivamente mi sono reso conto di come forse è anacronistico pensare
di rimanere legati a una cultura libresca o senza affacciarsi alle nuove forme di comunicazione, perché probabilmente sì, la cultura si evolve nell'arco della storia, logicamente, si è avuta la rivoluzione con la stampa, i caratteri mobili, adesso è l'era di internet, di internet 2.0, magari anche 3.0, quindi questa condivisione che magari alcune volte ci rende estranei gli uni agli altri può diventare una maniera per parlare ad una platea più ampia, diciamo, non semplicemente rivolgersi al prossimo, ma fare in modo che... Capito da... discorso di Fedele, non è mai un vero dato quantitativo e di audience, non è quello il punto, è di operare su una nuova qualità. Però come diceva anche lui, appunto, sono due persone che magari instaurano questo contatto virtuoso. Io personalmente mi rendo conto di come da solo non riesco magari alcune volte a risolvere alcuni ragionamenti che magari riuscirei a risolvere in presenza di un'altra persona o comunque di un interlocutore, di vari interlocutori. Probabilmente questa è la maniera migliore per anche unire qualità alla quantità, diciamo. Che è il grande nodo. Prima si parlava di quanto è importante comunicare, far sapere le cose. Certo che è importante, è anche vero che c'è una sorta di ridondanza nella comunicazione. Ed è difficile far passare il segnale, no? Io penso che una delle cose, qui concludo, avete poche battute, dobbiamo cercare di formare tanti piccoli gruppi organizzati, dare forma, Sì, ecco, velocemente, qui passo la parola e poi ancora pochi minuti, scusate. Quanto sia importante riuscire a dare senso al principio di interattività perché possa diventare un'interazione sociale, perché è vero che l'uso di Facebook e i social media sta indebolendo il senso del comunicare, è indubbio, è per questo che bisogna usare le proprie piattaforme. Non è possibile che si possa delegare a Google, a Facebook, al mondo Apple, al mondo Amazon, tutte queste cose. Ma poi andiamo a chiudere in pochi minuti, due interventi. Stefania. No, quello riguardo ai percorsi che abbiamo seguito nell'esplorazione di stamattina in merito a Old Spaces and New Uses, quindi la funzione nuova che assumono determinati edifici è... in tanti casi anche gli spazi urbani, quindi all'aperto, il fatto di vivere la città e di vivere i luoghi. È interessante che tanti luoghi adesso stiano diventando, con una nuova funzionalità, luoghi destinati ad accogliere i turisti. E l'osservazione che facevamo oggi era capire effettivamente quanto questi luoghi conservano del passato per riuscire poi a trasmettere la storia e la cultura del posto ai turisti che hanno voglia, che a me non piace chiamare turisti ma viaggiatori, esploratori o qualcos'altro, che hanno voglia di conoscere e di entrare veramente in contatto con la cultura del posto che stanno visitando e che hanno voglia probabilmente di scoprire, ma è la memoria storica di ognuno che deve entrare poi nel contatto e nella relazione con chi viene a trovarci per imparare a conoscere quello che siamo. Perché quel turismo intelligente vuole cercare di avvicinarsi all'essenza dei territori. Ecco, si può riuscire a fare quasi... e raggiungere un doppio risultato, non solo intercettare e soddisfare un nuovo turismo un po' più intelligente, non generico, sì. Anche perché l'onda del turismo che può arrivare in questi territori è quello, non è il turismo di massa dei torbetoni, ok, di quelli che arrivano con i pullman, ma allo stesso tempo si può riuscire a fare un lavoro interessante di coesione sociale, no? Riattivare, valorizzare la memoria dei territori, e questo è il punto. Io volevo fare un po'... È stata tanta questa esperienza. Ieri dicevo che volevo imparare a leggere per poter scrivere. Oggi, grazie a Fedele, riesco a leggere. Ma soprattutto, diciamo, una questione su cui ci siamo davvero interrogati, soprattutto oggi pomeriggio, è la questione della bellezza. E quindi magari molte delle persone che sono anche qui in platea sono venute perché sono rimaste ammaliate dalla bellezza della persona
performance di Claudia, e quindi forse la bellezza può essere davvero la chiave di svolta per riuscire a rigenerare, non solo attraverso l'edilizia e l'architettura, ma davvero risvegliare le coscienze. E quindi un po' come Claudia oggi è stata questa Minerva, questa forza ammaliante per tutti quelli che sono venuti qui. Più una qui medusa anche... che una Minerva. Sì, una medusa. È stata tanta. Grazie Claudia. E anche se magari forse è stato più un media che un modo per davvero riflettere sul senso. Meditiamo. Bene. Cioè, è stata davvero... E questo è l'assist per... e concludere e invitarvi, abbiamo solo 10 postazioni di ascolto immersivo per una performance audio di Claudia. E Claudia, e quindi abbiamo 10 cuffie, abbiamo dei divani molto comodi, sono, come dire, lo sponsor ci ha messo a disposizione questi divani e anche qualche pecorella che possiamo mettere a disposizione, queste poltroncine per 10 persone che vogliono indossare la cuffia per un 30 minuti, qual è il tempo? Ecco, prendo una cuffia, lo registro. Benissimo. Quindi per 20 minuti e la performance è cameriera di poesia. Vi darà un menù per chi, le 10 persone che vogliono scegliere questa opzione, abbiamo i divani. Noi nel frattempo, non dico proprio in silenzio, ma senza fare troppo casino, perché c'è da ascoltare un mondo di poesia che Claudia vi offre tra qualche minuto. Quindi Claudia, fate riferimento a lei, magari anche a voi, così aiutate Claudia a raccogliere le adesioni, vi diamo le cuffie per... Bene, grazie dell'attenzione.